torto ragione di una squadra che nel precedente campionato è stata un incubo per le vittorie conseguite sia all'andata che al ritorno. I granata hanno iniziato in scioltezza con Cortesi, Campioli e Castiglione, padroni della prima linea. La rete del vantaggio per il Trapani è stata segnata da De Sio con un recupero al limite dell'area di rigore e tiro al volo che si è infilato sul 7. Sbloccato il risultato, il Trapani ha mostrato il suo vero volto con azioni mozzafiato e bellissime triangolazioni che hanno provocato gli applausi del pubblico granata. All'inizio della ripresa l'arbitro ha visto un rigore da parte di un difensore granata e la massima punizione è stata messa in rete da Tatomir senza difficoltà. Proprio a questo punto i granata hanno dato una grande dimostrazione di carattere, nonostante i neroverdi sulla temporanea parità abbiano sperato di avere il sopravvento. Al 14esimo un rigore assegnato al Trapani è stato messo in rete da Cortesi. Era il 2-1. Il Trapani in vantaggio ha mostrato tutta la sua potenza con Campioli, Castiglione e Incrivai.